cerchi olimpici verso Londra. Esatto, i cerchi olimpici tatuati sulle spalle di Ilaria Bianchi lungo la colonna vertebrale. Un atleta che ha fatto grandissime cose in età giovanile, andando addirittura a vincere il mondiale dei giovani, e poi ha avuto una fase di stanca, tirando però una zampata incredibile proprio in occasione del 2008, lì semifinalista all'Olimpiade, segnando anche un grandissimo tempo che ancora oggi è il record italiano, perlomeno su distanza, su vasca olimpica. La scorsa estate l'abbiamo vista tornare a sorridere però con qualche risultato, non parliamo della mondiale di Shanghai, parliamo poi degli assoluti, beh, qualche risultato che è arrivato, che voleva e che desiderava. Ilaria Bianchi che gareggia in quarta corsia, in quinta c'è Elena Di Liddo, Bianchi Di Liddo, un pochino attardata la Di Pietro, anche se non di molto, in corsia 2 in basso. Molto belle le subacquee di Ilaria Bianchi, le permettono di rientrare al vertice dopo il sorpasso della Di Liddo nei primi 25 metri, bracciata un po' lenta di frequenza quella della Bianchi, comunque in vantaggio sulle altre 50. Guarda che la Di Pietro è arrivata fortissima, nella parte finale di quella vasca, una Silvia Di Pietro che poi fa un pochino di fatica invece in questa parte di gara per rimanere al traino di Ilaria Bianchi e di Elena Di Liddo, che ha aumentato notevolmente la propria velocità, ha lanciato lo sprint Elena Di Liddo. In questa parte di gara non si controllano sul lato respirazione, adesso all'arrembaggio la Di Liddo, 58 e 88, 59 e 06 invece per Ilaria Bianchi, e poi arriva Silvia Di Pietro, 1 0 0 51.